Buongiorno e buona domenica e bentrovati sulla via di Damasco. Oggi ci troviamo nella cittadella della carità della Caritas diocesana di Roma, dove da poco si sono conclusi i festeggiamenti per il 40° anniversario della sua istituzione. E questo è il posto, uno dei posti più rappresentativi, perché è l'emporio della solidarietà. E questo è un luogo che testimonia fortemente le opere che sono un segno di una carità che coinvolge veramente migliaia di persone, sia come volontari che come ospiti. Accanto a me ho il piacere di avere Don Benoni Ambarus, direttore della Caritas di Roma dal 1 settembre 2018. Buongiorno, ben trovati a tutti. Questo è un luogo molto rappresentativo perché nel mondo d'oggi che ci sia il bisogno di avere da mangiare anche in Italia è un dato significativo, perché si pensa sempre che la povertà sia fuori, invece la povertà ce l'abbiamo anche qui nel nostro paese ed è sempre più presente. Veramente è una umiliazione il fatto di dover avere bisogno di cibo in una società così opulenta anche come la nostra. La differenza dell'emporio e della solidarietà rispetto a tutti i punti di distribuzione è che abbiamo pensato di istituire un luogo dove le famiglie possano venire a fare la spesa, tra virgolette, con una tessera a punti, e ognuna delle famiglie sceglie ciò di cui ha più bisogno, sia come prodotti che come quantità. Quindi è un luogo dove pensiamo di dare maggiore dignità anche nell'aiutare le 1600 famiglie. Don Ben, ti chiamo così perché ti chiamano così, quindi tu sei il quarto direttore della Caritas di Roma. Eh sì. Alle origini è stata istituita da Don Luigi Di Liegro. Tu che cosa hai ereditato del suo spirito? Ma io personalmente non lo so, non penso. Però è stato da ispirazione. Ciò che succede è che ovunque mi giro, nelle nostre 52 opere segno, ovunque mi giro incontro persone che hanno conosciuto Don Luigi per tantissimi anni e che riproducono sue parole, suoi gesti, suoi modi di relazionarsi alle situazioni. Per cui, ecco, come l'ho detto anche più volte, è come se il fruscio di vento del suo passaggio fosse ancora assolutamente presente. Un'altra persona che ha conosciuto molto bene Don Luigi Di Liegro, quando era ancora studente universitario, è proprio Marco da Milano, direttore dell'Espresso, che nei suoi anni universitari si è avvicinato a questa incredibile figura. Sentiamo il suo ricordo. Io ho conosciuto Don Luigi Di Liegro nella seconda metà degli anni Ottanta. Ero uno studente universitario, aspirante obiettore di coscienza, e ho frequentato da studente di scienze politiche un corso, all'epoca si chiamava di formazione sociopolitica, andavano molto queste scuole di formazione, che aveva organizzato la Caritas romana. E lì ho visto e conosciuto per la prima volta Don Luigi Di Liegro. Poi successivamente non l'ho mai perso di vista, perché lo ritenevo un vero punto di riferimento per questa città, per Roma e nel mio piccolo per la mia formazione culturale, la mia formazione sociale, politica e sicuramente la mia formazione spirituale, perché Don Luigi Di Liegro era il prete dei poveri e lo era sicuramente, era un prete. Dopo la sua morte, quando come tanti altri siamo andati in una periferia, nella parrocchia al centro Giano, vicino a Ostia, e in questa piccola cappella dove veniva vegliato, attraversavamo questa periferia dove non c'erano neanche il nome delle vie, e a un certo punto qualcuno lesse una poesia, una preghiera di Don Primo Mazzolari, che comincia con le parole: si cerca per la chiesa un uomo, e tutti sentimmo che il prete dei poveri Don Luigi Di Liegro era appunto quell'uomo che la chiesa, e la chiesa di Roma in particolare, cercava e aveva trovato in lui durante la sua attività. S-
se tu camminavi con Don Luigi di Liegro, camminavi per strade sconosciute, sia nel senso materiale del termine, cioè ti portava in periferie di cui tu ignoravi l'esistenza, o comunque le conosceva. Ricordo quando andavi a trovarlo a San Giovanni in Laterano, nella sua stanza da direttore della Caritas, lui alle spalle aveva una grande cartina di Roma con dei puntini che erano i centri di ascolto, una mensa, un centro di accoglienza, e quella cartina faceva venire in mente una immagine che era completamente antitetica alla sua personalità, anche perché noi andavamo da lui come obiettore di coscienza. Io non ho fatto poi il servizio civile in Caritas, ma ho fatto il volontario e ho conosciuto quel mondo molto bene. Lui sembrava un generale disarmato e quella mappa era il suo campo di battaglia, era il campo di battaglia dei poveri, dei disagiati, dei senza voce di questa città. In strade sconosciute si addensavano quei puntini più nelle periferie che nel centro, più in posti che disabitati dall'attenzione mediatica e politica, che nei quartieri in cui sei abituato a muoverti. Poi ti portava su strade sconosciute anche su un piano di conoscenza di fenomeni che all'epoca non erano così chiari. Faccio due esempi: i malati di AIDS, gli immigrati. Dell'immigrazione alla metà degli anni Ottanta c'era un'idea piuttosto generica, piuttosto vaga. I giornali parlavano di Vucum Pra quando facevano il titolo sui migranti. Ecco, Don Luigi già all'inizio degli anni 90 aveva immaginato, intuito che sarebbe stato il fenomeno centrale dei decenni successivi. Faccio solo due esempi di strade sconosciute, perché in quel momento veramente erano sconosciute all'opinione pubblica e Don Luigi di Liegro già le camminava, già le percorreva. Come abbiamo appena sentito nel servizio, Don Luigi di Liegro è stato un precursore di strade nuove, si spingeva verso le periferie e aveva già intuito che l'immigrazione sarebbe diventata un vero e proprio fenomeno sociale, che è quello che stiamo vivendo oggigiorno. Sì, Don Luigi, come tutti i profeti capaci di simile nome, ce l'aveva detto che l'Italia di domani sarebbe stata un'Italia multiculturale, multilinguistica, multireligiosa, che ci dovevamo preparare. Purtroppo poi, quando i profeti non sono ascoltati, ci coglie la realtà d'improvviso e ci chiediamo come mai non eravamo preparati, ma in realtà le cose si sapevano. E oggi ci siamo dentro questo processo che purtroppo, con altrettanta miopia, a volte si rischia di considerarlo, il fenomeno dell'immigrazione, come un fenomeno che porta povertà e problematicità. In realtà sono persone affamate di vita onesta, persone affamate con una grinta vitale che a volte, rispetto anche alle nostre giovani generazioni, danno delle lezioni belle di esistenza. E questo fenomeno adesso lo stiamo, per certi versi, cavalcando in maniera inopportuna. Per altri invece stanno nascendo dei frutti e degli elementi anche molto belli di convivenza, perché girando i quartieri, soprattutto quelli limitrofi e più periferici, ci rendiamo conto che ci sono delle scuole dove la percentuale di bambini nati qui in Italia ma che hanno genitori immigrati è altissima, e riacquistano vivacità quelle scuole, perché quando metti insieme la diversità e gli fai fare un'alchimia di coesistenza umana, esce fuori un prodotto nuovo, inaspettato, anche fresco e bello. Don Ben, cambiano i tempi e alle vecchie problematiche si sommano poi quelle nuove. E un'espressione che oggi viene molto utilizzata anche nei rapporti Caritas è proprio questa: equilibristi della povertà. Chi sono oggi questi equilibristi della povertà? Sì, nell'ultimo rapporto povertà come Caritas Diocesana di Roma abbiamo proprio definito così una buona fetta della popolazione romana, equilibristi della povertà. Perché?
vivono costantemente in un equilibrio molto precario, per cui un giorno vivono con la sensazione di farcela ad arrivare a fine mese, il giorno dopo magari si rendono conto che non arriveranno a fine mese perché una spesa sanitaria improvvisa, oppure una macchina che si rompe o una piccola malattia sconvolge quel fragile equilibrio finanziario e materiale di una famiglia. Quindi li vediamo come se si dovessero barcamenare costantemente a tenersi e rimanere in piedi, ecco perché li abbiamo chiamati. Sono famiglie normalissime, oneste, lavoratori che hanno appunto anche un lavoro, ma che il reddito è troppo basso per poter tenere le fila con serenità e subentra una certa insicurezza psicologica e sociale. Mi piace adesso far vedere quello che fate concretamente in una delle vostre mense storiche, quella di Colle Oppio, che è conosciuta ai più come mensa di Giovanni Paolo II. Questa è la mensa Giovanni Paolo II, più conosciuta da tutti come Colle Oppio. È la mensa più antica della Caritas, è un servizio non solamente di offrire il pasto caldo alle persone, ma anche dare quel momento di accoglienza, di attimo di serenità, di attimo di un posto raccolto dove poter convivere in un ambiente diverso da quello che è la strada o da quello che è l'ambiente di disagio. E ci troviamo persone praticamente di tutte le nazionalità. Gli italiani sono un aumento per la crisi, persone che hanno perso il lavoro, famiglie che sono sfrattate, famiglie con bambini piccoli che comunque non gliela fanno ad arrivare, che non sono persone che stanno abitualmente in situazione di disagio, ma attraversano un momento di passaggio in situazione di disagio. Dobbiamo sensibilizzarci su un problema che non è un problema esterno e lontano a noi. È un problema che lo troviamo anche nella porta di fronte al nostro appartamento ed è spesso non lo sappiamo. La povertà, prima di tutto, è un trauma psicologico, perché ritrovarsi da poveri quando poveri non lo sei stata e hai fatto di tutto per non essere povera. Ho avuto delle possibilità professionali molto interessanti fino a che c'è stato tantissimo lavoro, solo che a 45 anni non mi ha più voluto nessuno quando ho perso il lavoro per la salute. E quindi da quel momento in poi è stata tutta una discesa. Tu sei sola come una foglia dentro il fiume, punto e basta, c'è il vuoto totale intorno. E la cosa che secondo me è fondamentale è cercare di capire che questa è una situazione che può capitare a tutti. Eppure io lo voglio un futuro, lo esigo e lo pretendo, perché non ho capito, non sono una cosa da buttare via. Essere povero è una brutta cosa, vedere il mondo con occhi differenti. Ho perso prima mia madre, mio padre era anziano, quindi dovevo lavorare e accudire anche mio padre. Abbiamo avuto lo sfratto, ci siamo trovati in mezzo a dormire in mezzo alla strada e abbiamo dormito sulle banchine, finché poi un giorno siamo andati all'ostello, è stata offerta questa possibilità per avere almeno un tetto sulla testa, come minimo. Diciamo che le prime volte, quando ci andavo, provavo un senso, te lo dico veramente, un senso di vergogna, perché non ero abituato a queste cose. Però vedo che era necessario, perché era l'unico modo per cercare di sopravvivere. Poi, morto anche mio padre, mi sono trovato letteralmente solo. Questo mi ha spostato un'unica volta alla stazione d'Astrea a un pensiero di togliermi la vita. Però, non so, forse è stata qualcosa lassù, qualcosa di celestiale. È come se una voce mi avesse sussurrato: tu hai ancora molto da dare, non pensare a queste cose. Infatti sono venuto in questa mensa, poco per volta, poi mi è stata data questa opportunità di fare il volontariato. E questa è una cosa che mi piace molto. Infatti molto a poco riprendo questa esperienza meravigliosa. Ho trovato molti amici, sai. Avevo perso una famiglia, però venendo qui ho trovato questa famiglia qui e mi sono un po' risollevato. Però la cosa mia che mi piacerebbe fare è scrivere un libro di poesie, perché sono un po' poeta, mi piace poeta, scrivere poesie d'amore e per rendere
scrivendo che la gente le legga, un po' essere un po' la gente un po' felice. Don Ben, tu sei rumeno d'origine, sei nato in Romania anche se poi hai studiato qui in Italia. Il fatto di essere straniero, di non essere italiano, lo consideri un valore aggiunto per il ruolo che stai ricoprendo adesso? Diciamo che su tantissime situazioni mi sento in vantaggio, un passo avanti agli altri. In che senso? Perché ho due punti di vista di partenza. Perché appartenere ad un'altra cultura significa avere un altro punto di vista sulla realtà. E quando ne hai due contemporaneamente, per cui addirittura non sai quale ti appartiene di più, ti dà la sensazione di essere, come dire, un pochettino in vantaggio rispetto agli altri. Perché i criteri di valutazione possono essere molto più complessi. E quindi per me è assolutamente una ricchezza. Per questo noi diciamo spesso che l'integrazione va seguita, incoraggiata e rafforzata, perché una persona, per poter dare il meglio di sé, qualcuno glielo deve chiedere. Se viene etichettato semplicemente come colui che porta problemi, porta povertà, porta bisogni, ti irrigidisci dentro. Per cui ecco, capisco benissimo gli immigrati che poi a volte fanno vedere anche uno sguardo o un tono di voce anche arrabbiato, perché se non ti senti accolto non potrai dare il meglio di te. Io provo soltanto a immaginare tutte le esigenze, no? Le necessità alle quali cercate di far fronte come Caritas Diocesana di Roma, e penso che sia normale sentire, siccome non si può raggiungere e fare del bene a tutti, un senso di impotenza. Come ci si sente? No, il senso di impotenza l'ho superato. C'è un'altra cosa, un desiderio di essere ancora di più lievito. Perché se tutti facessero la propria parte, anche i problemi così complessi della nostra società sarebbero ben diversi. Le comunità cristiane, noi come Caritas Diocesana e tutte le Caritas Diocesane, si definiscono una realtà di carità con funzione pedagogica prevalente, cioè aiutare e far aiutare. Le opere segno della Caritas vengono chiamate palestre di solidarietà, nel senso accogliamo tutti che imparino insieme a noi ad aiutare gli altri, però poi possano tornare nei propri territori, nei propri palazzi, nelle proprie famiglie a fare altrettanto. Quindi il desiderio, perché va in due direzioni questa cosa qui, quindi fare la comunità e far fare. Certo. Quindi il desiderio di essere ancora più lievito, ma la disperazione no, perché nell'ottica del regno di Dio e della prospettiva dell'eternità il nostro spazio è piccolissimo, quindi è importante che alla fine della giornata tutti possano dire: oggi ho fatto il massimo di quello che potevo fare, il resto lo consegno a Dio. Adesso ti riporto un attimo alle origini, perché andiamo a sentire alcuni estratti di interviste di Don Luigi Liegro, che ricordiamo essere stato il primo direttore della Caritas Diocesana di Roma, in cui appunto lui stesso si racconta. Mio padre, ecco, il ricordo più bello è della sua solidarietà verso la famiglia. Lui ritornava dal lavoro, dalla nottata di lavoro, e la sera si era portato delle cose da mangiare, un pezzo di pane. Eravamo 8 figli e mio padre, ecco, molte volte riportava a casa il pane che si era portato la sera, perché pensava che forse era più utile che mangiassero i figli che lui. E questo è stato sempre l'aspetto più commovente della vita di mio padre, una vita totalmente dedita alla famiglia, al lavoro. Svolgeva una vita molto difficile, qualche volta drammatica. Era stato costretto per diverse volte a lasciare l'Italia per trovare un lavoro all'estero, proprio per mantenere la famiglia, perché era difficile allora sostenere una famiglia così numerosa. Ma io vorrei dire che gli immigrati non sono solo un problema, e sono anche un grosso vantaggio.
Tra qualche anno, diciamo tra 30-40 anni, se l'andamento demografico continua ad avere gli stessi livelli di oggi, da 58 milioni che siamo diventiamo 25 milioni di italiani. Questo è un vantaggio, diciamo, non è un male. Vedono talvolta l'immigrazione come se fosse una calamità. Intanto l'immigrazione ha le sue cause, direi. Se noi lasciamo i 2/3 del mondo vivere nel sottosviluppo, nella fame, i giovani scapperanno. Io penso che un sacerdote deve avere un incardinamento territoriale, cioè deve vivere in una comunità di fede, di speranza e di carità. A me fa molto bene, non so se il mio ministero faccia altrettanto bene. Io ritengo che nella vita non devono diventare tutti quanti vescovi, ci deve essere anche qualcuno che porti avanti la carretta. Don Luigi Di Liegro sottolineava molto il fatto dell'importanza per un sacerdote di essere in una comunità fatta di fede, speranza e carità. Questo è un messaggio forte. La speranza, secondo te, qual è oggi? La speranza è che da soli non andiamo da nessuna parte. Anche la stessa fede cristiana non esiste se non all'interno del popolo santo di Dio, come Papa Francesco ci sta sempre più abituando a dire. Ecco, più recuperiamo la dimensione, la consapevolezza di essere un popolo tutti insieme, meno andremo a delegare al Messia di turno o al leader di turno la risoluzione dei problemi, perché la comunità ti custodisce nel momento in cui sei più debole, ma allo stesso tempo chiede tutto quello che ti può chiedere. Il popolo, la concezione teologica del popolo di Dio, della comunità cristiana, non è un luogo dove tutti andiamo d'amore e d'accordo, ma in cui quando uno vive una debolezza c'è qualcuno che ha una sua fortezza da condividere, ma allo stesso tempo, per quanto tu possa essere piccolo e povero, devi dare delle cose, hai delle cose da dare e da condividere. Per questo poi ci si rafforza, ci si incoraggia a vicenda. Quindi capisco quando Don Luigi dice questo, perché poi il prete diocesano in modo particolare è fatto per poter celebrare, vivere, essere rafforzato dalla fede del popolo di Dio, per cui senza, come battitore libero, non arrivi lontano. Ecco. Andiamo a vedere un altro momento molto significativo dell'apertura della Porta Santa della Carità, avvenuto il 18 dicembre del 2015 durante il Giubileo della Misericordia. Questa porta, che è la porta della carità, la porta dove sono assistiti tanti, tanti scartati, ci faccia capire che anche sarebbe bello che ognuno di noi si sentisse scartato, sentisse il bisogno dell'aiuto di Dio. Quello che Papa Francesco sta facendo per noi è una cosa bellissima. Noi che siamo classificati gli ultimi, però a quanto sembra per lui non siamo gli ultimi, forse i primi. Facevo il marmista. Nel 2012 ho avuto un problema col cuore e hanno dovuto operarmi per forza, perché purtroppo la prassi era quella. Così dopo 8 mesi di convalescenza ho cercato di tornare a lavorare, ma purtroppo non ci sono riuscito, e così ho fatto la domanda per la pensione di invalidità e mi danno circa 300 euro al mese e mi hanno detto che non posso più lavorare, e purtroppo mi trovo alla Caritas per delle circostanze non volute da me, così mi fosse cascata addosso al mondo. Tramite la televisione io vedevo il giorno di Natale questi chiamati barboni alle mense che mangiavano, e avevo tanta compassione per loro, senza mai immaginare che sarei finita anche io qui. Purtroppo i casi della vita sono imprevedibili, quindi non possiamo mai noi fare un progetto, assolutamente.
come mio marito era un rappresentante di commercio, eravamo dei benestanti, avevamo tutto quasi quello che si desidera. E poi ha perso tutto, voleva già farla finita quando è venuto qui, non voleva saperne niente della vita, era deciso a tutto. Ha incominciato da allora ad ammalarsi piano piano, a perdere interesse nella vita, si è lasciato un po' andare e poi è arrivato il giorno che non ce l'ha fatta più. Credo che l'attenzione del Papa sia proprio questo, cioè incontrare loro e dare un segno di speranza, una speranza che a volte loro non hanno più perché sono profondamente feriti dalla vita, feriti da situazioni che hanno vissuto, da abbandoni familiari, da abbandoni in generale delle persone che hanno intorno. Le loro storie sono spesso storie dimenticate, sono spesso storie non raccontate, sono spesso storie non vissute da altri. Quello che facciamo giornalmente, che fanno centinaia di volontari, che fanno centinaia di giovani ogni giorno, farsi carico delle storie, farsi carico delle persone, quindi non della quantità, ma farsi carico di ognuno di loro e della loro storia. Don Ben, c'è stata una recente visita da parte di Papa Francesco qui il 29 novembre scorso in occasione dei vostri festeggiamenti per i 40 anni dall'istituzione. Che ricordo hai di quel giorno? Intanto il Papa, quando è arrivato, è stato l'unico, come un cecchino d'amore, a vedere subito una signora che era tutta accovacciata su se stessa, lì in fila con le persone. Si è accorto lui di questa signora ed è andata subito a salutarla mollandoci tutti. E questo ci ha colpito perché con uno sguardo da cecchino, ecco. Un po' tipico di lui. Esatto, e poi ci ha dato due parole chiave per la Caritas dei prossimi 40 anni, che era la vulnerabilità ed era la pazzia. Cioè siate vulnerabili e siate pazzi nell'amare. La vulnerabilità come un cognome che appartiene a tutti noi, diceva. Sulla carta d'identità dovrebbe essere scritto vulnerabili. E questo ci ha regalato, ecco, una categoria e un approccio in questo nostro servizio, e il servizio nella Chiesa stessa, verso tutte le persone. Anche perché poi spesso le debolezze, le fragilità, le nascondiamo di solito. Noi. Perché viviamo nell'epoca in cui devi tutto apparire perfetto, senza sbagliare, senza difetti di nessun tipo. Invece questo, ecco, ci ha riconsegnato con serenità al nostro servizio ai poveri. Cioè, siamo noi per primi vulnerabili che ci occupiamo di altri tipi di vulnerabilità. Poi però la pazzia dell'amore, ecco, c'è un po'... ci ha sorpresi piacevolmente, ovviamente. Adesso bisognerà tradurre cosa significa questa pazzia d'amore. Ormai siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Mi piace riprendere un pezzettino delle tue parole che hai scritto, quando dici che la povertà non è una condizione che bisogna tramandare di padre in figlio. Le cose possono cambiare, le cose devono cambiare. E finché staremo in quest'ottica che la povertà debba essere un'eredità, e stiamo sminuendo l'umano. Invece la povertà non è un'eredità e bisogna lottare perché non sia un'eredità. Perché essere poveri ha i suoi aspetti positivi, ma è un'esperienza bruttissima. Cioè le persone che vivono la povertà e la precarietà vivono male ed è un'ingiustizia ed un'offesa all'uomo che debba vivere nella povertà. Per questo io dico, non dovremmo... Nessuno di noi dovrebbe avere pace finché c'è povertà. Io ti ringrazio, Don Ben, grazie per averci accolto qui e grazie per quello che fate. Per grazie queste a voi e buon lavoro a voi. Buona domenica. Ciao. Arrivederci. Grazie a voi tutti per essere stati qui con noi. Vi do appuntamento a domenica prossima, sempre sulla via di Damasco, alle ore 9 del mattino su Rai 2. E vi ricordo che potete continuare a seguirci anche sui social e su Rai Play. Grazie, a domenica prossima.